L'osteoporosi è una malattia che è caratterizzata dalla riduzione della massa ossea e da un deterioramento della microarchitettura ossea e per questo induce una fragilità scheletrica con conseguente aumento del rischio di frattura. Soggetti a rischio, in realtà sì, sicuramente i soggetti che hanno una familiarità, quindi un'osteoporosi o delle fratture fragilità in parenti di primo grado, ma generalmente è legata soprattutto all'età e al sesso femminile, proprio perché con l'età, con l'avanzare all'età c'è una riduzione questa massa ossea al sesso femminile, perché la maggior parte delle osteoporosi sono di tipo postmenopausale, ne parleremo dopo. Cioè i soggetti che vanno a diminuire la quantità di estrogeno, ovviamente sono soggetti un po' più a rischio, ma anche l'uso di alcuni farmaci, ad esempio i corticosteroidi superiori per un periodo protratto superiore a 3 mesi, o altri farmaci che intervengono nel malassorbimento intestinale dei minerali essenziali per la rimineralizzazione dell'osso, ma anche ovviamente uno stile di vita errato, l'abuso di alcolici, quindi sigaretta, la sedentarietà ed altre patologie intercorrenti sia di tipo endocrinologico che di tipo gastroenterologico. Fondamentale anche quei soggetti con disturbi del comportamento alimentare, soprattutto in giovane età, cioè prima dei 25 anni, proprio perché entro i 25-30 anni si crea il nostro picco di massa ossea ideale. Se in quel momento c'è una diminuzione dei minerali e quindi dell'assorbimento della matrice, di quello che va a compattare l'osso, proprio quelle persone partono già svantaggiate al momento poi della menopausa, soprattutto appunto nel genere femminile. C'è una differenza fra la condizione patologica dell'osteoporosi e la condizione invece di osteopenia, che è una condizione in realtà che precede l'osteoporosi. Non è detto che viri sempre verso la patologia conclamata e comunque sono entrambe una riduzione della massa ossea, una fragilità ovviamente della microarchitettura ossea, però l'osteopenia essendo precedente ci dà la possibilità di prevenirle, di prevenire proprio questo viraggio verso l'osteoporosi e quindi di poter trattare le pazienti prima che arrivino ovviamente l'osteoporosi e le fratture da fragilità. L'osteopenia può essere presente e rimanere tale e non virare e quindi consentire comunque poi una buona salute del soggetto. Sintomi in realtà non sono presenti, l'osteoporosi non è una patologia sintomatica o quantomeno non lo è finché non compaiono gli esiti gravi. L'osteoporosi presenta una sintomatologia quando avvengono le fratture da fragilità, il sintomo predominante è il dolore, come è ovvio perché comunque una frattura provoca dolore, ma anche qui è molto soggettivo, ci sono diverse tolleranze del dolore e diverso dolore a seconda del sito di frattura interessato. In genere lo specialista dovrebbe intervenire quantomeno prima che compaia l'osteoporosi, proprio in quella condizione di cui abbiamo parlato prima di osteopenia, ma può intervenire in qualsiasi momento, quando avviene già la diagnosi osteoporosi e già quando è avvenuta una frattura da fragilità. Generalmente nei casi più gravi si cura in team insieme all'ortopedico, proprio perché l'ortopedico tratta la fase acuta, quindi la frattura, dopodiché l'endocrinologo prende in carico il paziente cercando ovviamente di non far gravare, di non peggiorare la situazione dell'osteoporosi e quindi evitare che si creino nuove fratture da fragilità, proprio perché i pazienti con osteoporosi e già che presentano già una frattura sono ancora più a rischio di presentare altre fratture o vertebrali o femorali o di altri siti di debolezza strutturale dell'osso. Le cause dell'osteoporosi sono molteplici, ci sono, abbiamo detto già all'inizio, che ci possono essere sicuramente dei fattori genetici che non sono ovviamente modificabili, la familiarità, ma le cause principali, sono quelle che riguardano soprattutto il genere femminile, la menopausa. Perché? Perché comunque anche nell'uomo, la buona salute dell'osso è mantenuta dagli ormoni sessuali, quindi gli estrogeni nella donna e gli androgeni nell'uomo, con la differenza che la donna, va incontro alla menopausa in un dato momento della propria vita. Non produce più gli ormoni sessuali, non produce più estrogeni e questo proprio perché gli ormoni estrogeni ed androgeni intervengono nel mantenere l'equilibrio di quello che viene definito il turnover osseo, cioè l'equilibrio fra un riassorbimento dell'osso e la posizione di un osso nuovo. Questo viene mantenuto dagli ormoni sessuali, quindi nella vita della donna in un certo momento questo equilibrio non viene più mantenuto, si interrompe, c'è un favore ovviamente del riassorbimento osseo e quindi si può andare incontro
alla perdita di massa ossea. Nell'uomo, fortunatamente, l'uomo riesce a produrre, tranne vari casi, ci sono dei casi di patologie specifiche dove è presente un ipogonadismo, quindi una riduzione di massa ossea, ma nella maggior parte dei casi l'uomo è più difficile che vada incontro ad osteoporosi. Questa è l'osteoporosi post-menopausale e quella più, diciamo, maggiormente prevalente nei nostri ambulatori. Successivamente ci possono essere anche delle osteoporosi cosiddette secondarie, e sono secondarie sia a uno stile di vita, diciamo, errato, quindi l'abuso di alcolici, di sigaretta, una sedentarietà, e sia l'intercorrere di altre patologie, ad esempio altre patologie endocrinologiche, l'ipertiroidismo, l'iperparatiroidismo. Negli ultimi anni si è visto anche che il diabete mellito impatta molto sulla perdita di massa ossea, tutte le patologie gastrointestinali che riguardano il malassorbimento, quindi le malattie, ad esempio la celiachia, ad esempio le malattie infiammatorie intestinali e così via, ma non solo, anche l'uso di farmaci, non solo i corticosteroidi, che sono quelli che aumentano di più il riassorbimento osseo, soprattutto con un uso prolungato, e vengono spesso utilizzati per malattie autoimmuni o per altre condizioni ovviamente patologiche di altra natura, ma anche alcuni farmaci che vengono utilizzati in neuropsichiatria, possono, o farmaci che interferiscono con l'assorbimento, ad esempio, della vitamina D. Tutto l'uso prolungato di questi farmaci ovviamente peggiora lo switch verso l'osteoporosi, soprattutto nelle donne in menopausa. Altri fattori possono essere ovviamente anche, abbiamo detto, quelle che riguardano l'endocrinologia, soprattutto l'ipercortisolismo. Ci sono patologie molto, molto più rare, però comunque che possono predisporre, bisognerebbe sempre valutare il paziente in toto. Dell'osteoporosi e anche dell'osteopenia è una diagnosi molto semplice. Avviene mediante una diagnostica strumentale: si utilizza il densitometro o la cosiddetta mineralometria ossea computerizzata, generalmente chiamata MOC. Viene utilizzata questa macchina che va a studiare alcuni siti particolari, in genere quella vertebrale, la colonna vertebrale, nella sede lombare tra L1 ed L4, e il sito femorale, sia il femore intero che il collo femorale. È una metodica a raggi X, però a bassa densità, quindi meno impegnativi rispetto a una radiografia convenzionale per il paziente, quindi con meno emissione di radiazioni. E questi sono dei fasci lineari che vanno proprio a studiare questi due siti, e ci danno la macchina in grado di calcolare la differenza del paziente che sta eseguendo l'esame in base al picco di massa ossea ideale che il paziente di quella stessa razza abbia raggiunto intorno ai 30 anni. Quindi ci dice la differenza e la perdita di questa massa ossea. In realtà ci sono diverse definizioni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le definizioni sono di normalità, osteopenia, osteoporosi ed osteoporosi grave. Non esistono definizioni di lieve osteoporosi, modesta osteoporosi, maggiore osteopenia, non esistono. Queste sono quattro condizioni. Si parla di normalità quando c'è una perdita in termini di score, che è questo numero appunto che rappresenta le deviazioni standard rispetto all'ideale, e fino a meno uno di perdita di questa deviazione standard è fisiologico, perché proprio con l'età si perde un po' di massa ossea. Tra meno 1 e meno 2,5 si parla di osteopenia, oltre meno 2,5 in senso negativo ovviamente si parla di osteoporosi, e l'altra definizione di osteoporosi grave è quando un paziente abbia una diagnosi di osteoporosi con un T-score inferiore a meno 2,5 e ha già presentato una frattura da fragilità. Tutto il resto delle definizioni che vengono spesso, purtroppo, erroneamente definite sui referti, non fanno altro che o terrorizzare il paziente o tranquillizzarlo, ma la definizione corretta è questa. Quindi con un solo esame si può intanto dare la diagnosi, poi da lì ovviamente si procede con le varie cure e si può ripetere l'esame a seconda della situazione del paziente. Quando compare la diagnosi di osteoporosi, ma in realtà si dovrebbe intervenire già nella diagnosi di osteopenia, ci sono diversi trattamenti sia farmacologici sia di supporto per i pazienti. Sicuramente nella situazione di osteopenia, quindi la situazione meno grave, la situazione tra virgolette più tranquilla, quello che va controllato nel paziente è l'apporto dei minerali, calcio, fosforo, vitamina D. Quindi ovviamente, se sono presenti altre situazioni che possono peggiorare, cercare di eliminare quelle situazioni, che sia patologico o di stile di vita. Per il resto si possono usare integratori appunto di calcio e vitamina D. Quando compare l'osteoporosi invece si prescrive proprio un trattamento farmacologico ideale. Negli ultimi anni ci sono diversi armamentari terapeutici,
Fortunatamente, oltre ai classici farmaci cosiddetti rimineralizzanti, che sono i farmaci bifosfonati, per capirci, quelle che le pazienti prendono in genere una volta a settimana, ma ci sono anche formulazioni mensili che tendono a rimineralizzare l'osso, ma impattano meno, diciamo, bloccano il riassorbimento, ma impattano meno sulla posizione di nuovo osso. Negli ultimi anni, già oltre 10 anni, abbiamo dei farmaci invece di tipo anabolico, quindi una terapia anabolica, che sono possibilità anticorpi monoclonali o analoghi del paratormone. Il paratormone è un ormone che noi fisiologicamente produciamo proprio per mantenere l'equilibrio minerale calcio-fosforo. Quindi con questi farmaci si riesce a dare una terapia anabolica, quindi si riesce a mettere su massa ossea, quindi funzionano molto bene. Ovviamente vengono riservati nei casi in cui l'osteoporosi è un po' più grave o siano già presenti delle fratture. L'attività fisica anche è importante, proprio perché nel modificare lo stile di vita, oltre a una buona alimentazione, l'attività fisica è necessaria per stimolare le linee meccaniche di forza dell'osso. Quindi sicuramente è consigliata nei pazienti anche con osteoporosi, ovviamente in base al grado della patologia e al tipo di attività. Nell'osteopenia possono eseguire qualsiasi tipo di attività in gravità, quindi tutto ciò che è fuori dall'acqua, per capirci, non perché l'attività in acqua faccia male, ma semplicemente perché l'attività in acqua non aiuta questo della massa ossea. Nei pazienti con osteoporosi ovviamente si deve andare un po' più cauti, si devono evitare determinati tipi di sollecitazioni ossee. Per esempio la camminata va benissimo, tutte le attività in palestra come il Pilates, come anche attività aerobica. E io consiglio sempre nei pazienti invece più anziani, che dove è più difficile consigliare un'attività fisica, ad esempio il ballo, perché il ballo può essere non solo necessario e utile dal punto di vista della meccanica dell'osso, ma anche può essere gratificante, può essere anche più appagante per il paziente. Sicuramente è meglio ancora se eseguire l'attività fisica all'aria aperta, quando possibile, proprio per aumentare la quota di vitamina D prodotta a livello cutaneo, e poi ovviamente in compagnia, in modo da poterla continuare costantemente nel tempo. L'attività fisica va sempre fatta in maniera costante.